Vincenzo De Pellegrino, oggi di nuovo in piazza per ribadire il vostro no alla scelta dell'amministrazione comunale di installare delle isole antitraffico in piazza Caputo. Sì, non si può cambiare il volto della città a colpi di ordinanza. Nessuno sapeva niente di questo progetto del sindaco Landella. Tra l'altro parliamo di una parte storica, di interesse culturale della città che rappresenta la nostra identità. Quindi intervenire con un atto proprio è stata come violentare la cultura e l'identità della città. E a questo proposito vorrei sentire anche cosa pensa l'assessore alla cultura. Capisco non sia residente a Foggia, ma per noi la cultura non è solo spettacoli, fuochi d'artificio, DJ set il 24 di dicembre, ma è anche preservare la nostra identità culturale. Quindi chiederemo al sindaco di ritornare sui suoi passi, di ascoltare i cittadini. Vorremmo capire appunto anche se c'è un progetto che riguarda i lavori di questa città, e lo faremo raccogliendo le firme per un referendum consultivo qualora lui non dovesse fermarsi, referendum consultivo che deve essere approvato dalla maggioranza dei consigli comunali, oppure raccoglieremo 6.000 firme nella città e andremo avanti. In settimana è partita già la raccolta firme? Noi abbiamo fatto una raccolta firme online proprio per dire al sindaco rivedi le tue posizioni, posizioni e fermati. Se non dovesse fermarsi andremo avanti con gli strumenti di partecipazione previsti dallo statuto comunale.